tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ e oggi siamo per la prima volta sul mio canale con la Nintendo Switch. E non solo siamo sulla Nintendo Switch, ma siamo sul gioco della vita. Stiamo per giocare a Super Mario Odyssey. Ed è per questo motivo che nell'ultima settimana mi sono fatto crescere i baffi solo per assomigliare a Mario. E il risultato... siamo la stessa cosa. Super Mario Odyssey! Odyssey. Mentre caricherà la partita, volevo ringraziare veramente di cuore Nintendo per avermi permesso di giocare a Odyssey. Perché io ci ho già giocato, come vedete ho già cliccato continua, quindi... mazza che caricamento rapido! È già qualche giorno che ci gioco perché la Nintendo mi ha consentito di provarlo in anteprima e per me questo è un onore incredibile. In realtà ho già fatto un sacco di cose, ho preso 1 miliardo di lune. Le lune sarebbero gli obiettivi di questo gioco, gli obiettivi principali. Bisogna raccogliere delle lune per potenziare quella che è la Odyssey, che è la nave di Mario che ti permette di andare attorno al mondo perché ci sono un sacco di mondi da esplorare. Adesso qua me ne mancano... ah no, l'ho già prese. Io l'ho già finito io. Cioè voi non avete idea di quante ore ci ho passato nell'ultima settimana su sto gioco. Ho giocato solo a questo. Io ne ho già collezionate 55 di lune da quando ho iniziato a giocare. Quindi non vi spoilerò troppo, diciamo. Il regno della City era quello che aspettavo dall'inizio. Io ho già sbloccato 5, anzi con questo 6 mondi. In questo momento sono andato al regno delle sabbie, che tra l'altro mi sa che ho completato quasi al 100%, perché ci sono stato veramente troppo dietro a sto livello. La particolarità, adesso io vi faccio un attimo vedere come funziona. La particolarità di questo Mario rispetto agli altri è che, vabbè, a parte i miliardi di mondi da esplorare, ma non è tanto quello. Il fatto è che il cappello che ho in testa è un personaggio a sé, si chiama Cappy. E quando tu lo lanci, così, lui attacca i nemici e ti permette di prendere il controllo dei nemici. A questo punto comunque direi di fare direttamente quello nuovo, Regno della City, visto che negli altri ho già fatto quasi tutto. Ovviamente non tutto al 100% perché ci sono un sacco di robe da fare. È spuntato un materasso, aiuto! Questo, praticamente gli oggetti possono essere... cos'è sta roba? Cosa è successo? Ma devo battere Bowser? Ma adesso? Subito, così? Aiuto! Ma veramente? No, ma scusatemi, impossibile... eh beh, se lo continui a rubarmi la ragazza da 800 anni, ci sarà un motivo. La storia in realtà è che Bowser ha rapito Peach. Non l'avreste mai detto, lo so. Perché sarai anche grande e grosso, ma con i cappelli non ci sai fare, zio. Non hai charm. Neanche con l'alito, secondo me. Ma devo battere Bowser, così in parte... bella ragazzi, giochiamo a Super Mario, batto Bowser, subito. Ma devo catturargli il cappello, cosa devo fare di preciso? Aiuto. Sì. Cosa faccio? Credo che non ti stia, Mario. Veramente? Aia, mi ha colpito, mi ha fatto malissimo. Devo colpirlo così? Ok. Aia, maledizione, mi ha fatto male. La vedi sta pagnottella? In teoria per battere i boss, se questo è uguale agli altri, ma credo di sì perché è sempre così, devi colpirli 3 volte. Ogni volta che lo colpisci aumenta la difficoltà, fa più cose. Madò! Perfetto, perfetto. Mancano... oh, ho trovato una vita, una vita, una vita! Come ho fatto a trovare una vita? Vabbè, quanti cappelli. E nonostante questo... no, raga, non ci credo, l'ho battuto subito, davvero. Sì! Oddio! Oh mio Dio! Cioè, sono sudato... giuro, sono... vinto? No, sì. Cioè, no, ovviamente non ho vinto la battaglia finale, però... l'ho preso un po' a cazzotti. Fuoco! Vabbè. Più o meno la stessa sensazione della Friendzone. Più o meno, Regno dell'oblio. Quindi non sono finito in città, sono finito nel regno dell'oblio. Mi si è anche scassata la navicella, quanto vedo. A posto, Mario? Questo è Cappy, in realtà. Questa è la vera forma di Cappy, che è il mio cappello. Ci mancava solo che si scassasse la Odyssey. Devo trovare delle lune per ripararla. Quante ne servono? 10 lune, va bene. Va bene, ragazzi, niente nel regno della City. Facciamo questo. Salve. No, vabbè, ma dai. Ma tutti... ma proprio quando devo registrare succedono 6 cose. Mi rubano il cappello e tutto. Frate, non famo scherzi, Maledizione, il cappello. Tra l'altro c'è una luna ingabbiata lassù, la vedo da qua. Ah, genio. Puoi darmi il cappello? No, vabbè, non ci voglio credere. Per favore. Boom. Beh, adesso la botta l'ha presa. Non ci avevo pensato.
Prego, prego. 50 euro. Comunque. Ah, ok. Ah, posso prendere il controllo di questi? Se tu prendi il controllo dei nemici, puoi comandare i nemici e hai un'abilità speciale. In questo caso mi allungo. Vai, 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 vai. Perfetto. Olè. Bene, la prima. In teoria qua ci dovrei arrivare. Tac, siamo a due. Beh, almeno due. Due l'ho già preso. Ho un conto in sospeso con quella. Fermi. Bravo Lorenzo. Niente, ora non ce la faccio a prendere. Posso provarci tutto il giorno. Non ci riesco. Cioè, ferma lì, non è che si sta muovendo, voglio dire. Tutto calcolato. Oh, e ci era difficile. Non lo so, non capisco, era difficile. Arca vacca. Come? No, non mi fare sti scherzi, No, non è vero, non è vero, sta mentendo. Ci ho messo un'ora, sono morto 6 volte per niente, ma veramente. Ah, in teoria qua sotto ce ne dovrebbe essere un'altra. Ok, questa l'ho presa. Questa ce l'ho. Beh, fin qua, almeno questa. Oh, finalmente un livello. Ah, poi vi devo far vedere sta figata, raga. Questa è una figata. Ve la faccio vedere quando non muoio, però ve la faccio vedere, ve lo giuro. In teoria c'è un modo per... Vabbè, adesso ho preso sta luna. C'è un modo per entrare nel muro, che adesso non lo vedo. Allora, questo è un livello... Oh, eccolo, perfetto, era qua. Non l'avevo visto. Penso, in realtà queste porte sono dei livelli bonus. Praticamente diventa 2D e puoi fare le cose in 2D. È fighissima sta cosa. Ok. 5. Raga, 5 su 10, siamo a metà, ce la posso fare. È più difficile di quanto pensassi sto livello, ma ce la posso fare. Un'altra, un'altra. Ah no, questi sono frammenti di stelle. Sì, so contare, grazie Cappi, molto gentile. Ok, no, niente, niente, niente. Oggi non riesco a saltare. Mi dimentico che effettivamente devo prendere il controllo dei nemici per andare avanti, sennò... Questi qua che sto prendendo sono frammenti di luna. Cos'è? Ho trovato una stanza segreta, raga. Ma che figata! No, vabbè, cosa ho trovato? Questa roba qua, non me l'aspettavo mai. Perfetto, aspetta un attimo. Ciao, posso rubarti tutto l'oro che hai dietro? Sì, grazie. Mazza, ma quanto una... gentilissimo. Captain Todd. Ah, ha trovato una luna? Fantastico. Cioè, ho fatto una cosa senza neanche volerlo, benissimo. Tra l'altro, quando tu prendi il controllo di un nemico, il nemico inizia a somigliare a Mario. Dov'è l'ultima luna? Scusate, me la son persa. Forse qua dentro, giusto? Eccola, perfetto. Le ho prese tutte e 5, adesso mi spunta quella vera. Eccola lì. Bene, 7 su 10. Oh, raga, me ne mancano 3, incredibile. Oh, e chi l'aveva vista quella? Perfetto, siamo a 8, raga, ne mancano 2. Senti, fai una roba utile, visto che mi rubi il cappello e che non sai mai che fa. Vieni qua, spaccami questo. Molto gentile, ma non c'era niente. Una stella! Una luna, scusami, sono abituato a Mario Galaxy. Ok, 9. Guarda l'ultima luna dov'è. Poi uno deve stare calmo, no? Credo di doverla far esplodere con questo, ma non ho voglia di farlo. E quindi vado in cima a vedere cosa c'è su. Oh, grazie. Ok, ciao Todd, cosa è successo? Cos'è sta roba? Ah, è Crazy Cup. Vi spiego, raga, Crazy Cup è una specie di negozio che lo trovi in giro in tutti i mondi di Mario. E se tu entri, cosa vuoi tu che mi guardi così? Sai, non sono venuto qui in esplorazione, ma per aprire un negozio, che te ne pare? Beh, c'è vasta clientela, vedo. Sei un genio del marketing. Crazy Cup, vabbè, comunque vi faccio vedere cos'è. Crazy Cup è tipo un negozio che ti vende delle personalizzazioni per il tuo personaggio, tipo il cappello che io ho addosso non è quello normale, standard. Me lo sono comprato in un altro negozio Crazy Cup, perché quello normale è questo. Poi c'ho quello di Gigi Doug, c'ho la maschera del boccaglio e poi c'ho questo che è troppo figo. C'ho anche questa, che però non metto per dignità. No, questo lo voglio invece, questo sì. Questo ha senso, grazie. Prendo anche il cappello da aviatore. Queste me le metto subito a prescindere, bellissimo. Bene, scherzavo, cambio look. Sei sexy. Posso andare via? Grazie. Cos'è? Tieni premuto B per planare, ok. Ah, devo andare... vabbè. Non so guidare, non so guidare neanche la macchina io. Come puoi pretendere queste cose? Ah, ok, devo... ok. Grazie, sei stato molto gentile. Boom. Cioè, ne ho raccolte... Quante ne ho raccolte? 11, mi sa. Vabbè, comunque ne bastavano 10, quindi perfetto. Riparazioni funzionali in 5 minuti by Favij. La Odyssey è stata riparata. Bene, bene, possiamo andare in città, ragazzi. Ci ho messo poco a ripararla perché io meccanico, oltre che idraulico. Ma no, pensavo ci fosse il sole, come piove.
Cos'è successo? Vabbè, quanto disastro. Ho come l'impressione che le cose non stiano andando molto bene da queste parti. Beh, potrebbe andare peggio. Potrebbe piovere. Non sono simpatico. Ci penso io, tranquilli. Per la pioggia non posso far niente. Quello dipende dal meteo. Però qua ci penso io. Faccio fuori io Bowser. Devo farvi vedere sta roba, raga. Se tu prendi il controllo di un Goomba, che sarebbero questi, per chi non conoscesse Super Mario, però è grave se non lo conoscete, puoi saltare sopra altri Goomba. Saltare sopra altri Goomba ancora e fare una torre gigante di Goomba. Puoi arrivare a quanto... Questi sono due, ma me li magno che è un piacere. No, mi se magnano a me, stavo scherzando. No! Sono vivo! Non so come ho fatto, non chiedetemi. Ci sono i cantieri, non è solo un gioco per bambini e per ragazzi, Mario. È anche un gioco per vecchi. Vabbè! Gli ascensori sono troppo mainstream. Divento parte della corrente per salire. Cosa state esattamente facendo? Ok. Mi sa che questo per batterlo mi devo tirare sulle maniche, però non lo so. Questo è il boss del mondo? Credo che sia un po' difficile Niente, non ci ho neanche provato, sono morto a prescindere. Beh, sono caduto almeno in piedi. Mi sa che... No, veramente. Aiuto! Devo veramente far fuori questo? Help me! Ok. Dai, con la mira, perfetto. Ah, devo colpirlo più volte adesso. Ok, perfetto. Grazie, grazie Cappy, gentilissimo. Sto facendo tutto io, ma fa niente. Madonna, che schivata incredibile. Bene, perfetto, vai, vai, così. Cioè, potrei batterlo sul serio, raga. Dai, battiamolo un boss al primo tentativo senza neanche riprovarci. Cosa che non mi riesce spesso, però vabbè. No, mi ha colpito, maledizione. Vabbè. Ok, perfetto. Vai, vai, colpisci, colpisci. Perfetto. L'ho già battuto? Bastavano due volte? Oh yeah. E se battete quei boss molto più forti del normale, questo era più forte in teoria, ti danno le tre lune, che sono... più di una luna. Here we go. Nice. Quindi ragazzi, direi che possiamo concludere qua con questo finale con tanto di orchestra, perché sono riuscito a battere due boss in un video. Il primo non me l'aspettavo neanche. È diventato giorno. Ci avevo azzeccato veramente. È diventato giorno sul serio. Però questo non ve lo spoilerò, perché sennò vi spoilerò troppa roba. Spero che questo video vi sia piaciuto. A me Mario sta facendo impazzire da giorni. Sono contento di averlo portato sul canale. In realtà il gioco esce domani, che è il 27. Ci ho giocato un po' perché volevo essere un po' allenato prima di fare il gameplay, ma sono morto lo stesso un miliardo di volte. Ma sono riuscito a battere due boss, quindi non è neanche troppo male. Ricordatevi solo una cosa: se andate da Crazy Cap, vestitevi così, perché credo che sia il miglior travestimento. Poi magari trovo di meglio più avanti, però per adesso è il migliore che ho trovato. Sicuramente meglio del costume da bagno. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Come se vi sia piaciuto, commento e un mi piace anche per i social del community nella descrizione. Se siete persi, iscrivetevi e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Devo portarmi ogni volta il microfono lì, perché sennò il bella ragazzi non si sente. Beh, ragazzi.